Mauro e il leone di Pinincarpi. Capitolo 22. Il viale verso i boschi del nord. La strada in cui era la casa del Mauro da una parte finiva in viale dei grandi alberi, dove era scappato il giorno prima. Dall'altra sbucava in un viale di alberelli fiancheggiato da casette e villini. Il bambino e l'asino si erano avviati da questa parte. Era di lì che si andava verso il nord. Il viale infatti si chiamava Viale del Nord. Camminando il Mauro continuò a salutare con la mano finché arrivò all'angolo della strada, ma appena svoltò nel viale dai suoi occhi cominciarono a scendere molte lacrime. Non era l'idea del lungo viaggio a farlo piangere, era che per la prima volta lasciava la sua casa dove si stava così bene, ma dopo un momento si asciugò gli occhi con la manica. Aveva da pensare a ben altro che a buttar fuori acqua dagli occhi. Poi, mentre camminava, molta gente cominciò a sporgersi dalle porte e dalle finestre per salutarlo. Erano le mamme e i papà dei suoi amici. Ma accaddero altre cose strane. In quel viale le case avevano dei giardinetti con alberi e fiori, e in quasi tutte c'era un negozio. E qualcuno di quelli che lo salutavano scese in strada a portargli dei regali. Quando passò vicino alla panetteria uscì di corsa il fornaio Carlotto. Aveva un grosso sacchetto in mano e glielo diede dicendo «Sono dolci, sono molto buoni, ciao!» E tornò nel negozio, mentre il Mauro sbattendo gli occhi diceva «Oh, grazie!» Poi infilò il sacchetto in una delle bisacce dell'asino. Poco più in là, mentre passavano davanti alla macelleria, uscì la placida e grassa macellaia Dorina, con in mano un pacco pesante avvolto in molta carta gialla. «Ti ho preparato un po' di bistecche per il tuo asino», sussurrò con un largo sorriso. «Mi hanno detto che certi asini le bistecche le mangiano molto volentieri». «Grazie, signora», rispose il Mauro infilando il pacco giallo in una bisaccia. Passò davanti all'edicola e la giornalaia Esther gli gridò «Mauro, puoi venire qui un momento che ho da darti una cosa?» Il bambino si avvicinò e Esther gli porse un pacco. «Sai, quando si va molto in giro», gli sussurrò, «qui dentro c'è un po' di fumetti, sono tutte storie dei leoni. Non è che però i leoni sono simpatici, eh? E ce n'è di Topolino, di Braccio di Ferro, di Tintin, di Asterix. Se per caso ti verrà voglia di leggere», e sorrise con una lacrima per ogni occhio. Il Mauro mormorò un altro «ma grazie!» Ritornò vicino all'asino e ricominciò a camminare. Poco più avanti c'era il negozio di Miguel, il ferramenta. Miguel era sulla porta e mentre i due passavano sussurrò «prendi questo che ti servirà» e gli diede un grosso temperino. «Grazie!» rispose il bambino e mentre Miguel se ne andava osservò il suo regalo. Aveva, non so, 30 lame e arnesi vari. C'era una forchetta, un cucchiaio, una forbice, un apribottiglie, un apriscatole, una lima, una tenaglia, un martello, una sega, uno scalpello, una lente e tanti altri strumenti. E ogni arnese scattava da solo spostando una sicura e premendo dei bottoncini con dei numeri allineati sui due lati. «Un bel regalo», pensò, e si sentì chiamare dal signor Nanni, il papà di un suo compagno di scuola, che aveva un negozio di fucili e di canne da pesca. Era sulla porta e canterellava, e appena il bambino e l'asino ci arrivarono vicini, disse «Senti un po', Mauro, ti piace pescare?» «Oh, mi piace sì», rispose il bambino, fermandosi e mettendo una mano in groppa all'asino. «Voglio dire che mi piacerebbe, ma di canne da pesca non ne ho. Di solito uso la lenza con attaccato l'amo e basta». «Te ne do io un paio di canne. Vieni dentro un momento», aggiunse Nanni tornando nel negozio.
Il Mauro gli andò dietro e anche l'asino fece per entrare, ma il bambino lo fermò. «Non venire», gli sussurrò. «Di solito gli asini non entrano nei negozi». E il leone, scuotendo le sue lunghe orecchie grigie, restò in strada. Nanni condusse il Mauro nel retrobottega e prese da un ripiano due canne da pesca molto lunghe ma robuste, dicendo «Eccole». «Grazie», rispose il bambino, «sono molto belle, ma perché me ne regali due?» «Perché se le incastri una nell'altra così», e Nanni mostrò che con un congegno si incastravano perfettamente, «e se agganci i fili in questo modo», e li agganciò alle due estremità, «ecco cosa salta fuori, un arco, un grande arco!» esclamò ben contento il Mauro. «Bravo, un arco e potente come quello di Ulisse», aggiunse Nanni guardandolo con occhi luccicanti. «La conosci quella storia del terribile arco del re Ulisse, eh?» Sì, la conosco», rispose il Mauro. «Però», continuò Nanni staccando le due parti dell'arco, «queste sono canne da pesca, un po' corte, ma così forti che puoi pescarci le balene, se le balene non tirano troppo dall'altra parte. Qui poi c'è un turcasso pieno di ferri aguzzi per lavorare a maglia. Sono molto lunghi, ma a tua madre possono servire». «Oh, certo che servono», rispose il Mauro mentre Nanni infilava canne e turcasso in un lungo sacco sottile. «Veramente non stavo andando a casa, ma quando torno glieli do, eh? Grazie Nanni, ciao!» Il bambino tornò in strada dall'asino, agganciò il sacco delle canne da pesca alle bisacce e si avviò. Erano arrivati alla fine del viale. L'ultima casa sulla destra era quella della magliaia Ametista, che aveva un giardino pieno di fiori lilla. In quel momento sporgeva dalla porta del suo negozio la sua facciona sorridente, che aveva dei furbi occhi color ciclamino. Chiamava il Mauro dicendo: «Ho un regalo per te, bel bambino, una bella maglia». In mano aveva un grosso pacco. «Grazie, signora», le rispose il Mauro, «ma di maglie ne ho abbastanza, chissà quante me ne ha messe nelle bisacce la mamma. Mi dice sempre: copriti bene, non prendere freddo, quindi figuriamoci». «Però Mauro, questa è una maglia speciale», insistette la merciaia e tirò fuori la lingua. Il bambino sbatté gli occhi e si avvicinò a quella grassona. Quando fu proprio vicino, Ametista gli sussurrò in un orecchio: «Non è come un golf, è un vestito intero. Ci sono la giacca, i calzoni, i guanti, le calze, le scarpe, persino un berretto a passamontagna e», continuò con voce sempre più leggera, «sembrano di lana, ma sono di fili di acciaio temperato con un sistema speciale». «Una maglia d'acciaio?» esclamò il bambino. «Ma a cosa serve?» «Quando li hai su, ti possono anche sparare addosso con una pistola, con un fucile, con un mitra, e le pallottole rimbalzano». Gli occhi ciclamino di Ametista erano pieni di godimento. «Ma davvero? E se mi sparano con un cannone?» chiese il Mauro. «Beh, sai, un colpo di cannone ti sbatterebbe lontano, ma la maglia non si romperebbe», rispose Ametista dandogli il pacco che il bambino infilò in una bisaccia. E la magliaia, dicendogli «Ciao bello!», rientrò nel negozio fischiettando. Ma un attimo dopo uscì di corsa con un fagottino grigio in mano e chiamò di nuovo il bambino. «Che distratta, povera me!» mormorò quando gli arrivò vicino e aggiunse: «Pensa che avevo lasciato fuori dal pacco il passamontagna! Guarda!» disse ancora aprendolo appena. «L'apertura per gli occhi è protetta da una lente antiproiettile che permette anche di vedere molto lontano. Ciao, eh?»
e tornò nel suo negozio canterellando. «Ulisse!» esclamò il Mauro guardando quella specie di elmo di maglia. «Con questa armatura divento invulnerabile, più invulnerabile di Achille, perché lui era debole di tallone. Io sono forte da tutte le parti!» Ma subito si guardò intorno sospettoso. Distrattamente aveva parlato al suo asino con voce un po' troppo alta e l'aveva anche chiamato Ulisse. Qualsiasi imprudenza poteva essere fatale. E poco più in là vide un poliziotto. Se ne stava appoggiato a un albero proprio alla fine del viale. Era armato e li fissava. Aveva uno sguardo strano, sembrava che sapesse benissimo chi erano loro due, ma rimaneva fermo ad aspettare. Il Mauro pensò a un gatto davanti alla tana di un topo.